e all'interno, benvenuti naturalmente sul nostro magazine online internazionale con il nostro sito www.studiopr.sigradis.net. siamo, come diceva, all'interno del Palazzo Gentili. Palazzo Gentili nel centro di Viterbo, nella Tuscia, e tra qualche giorno avremo un evento nella zona della provincia. Ma parliamo adesso, in questo preciso momento siamo all'interno di questo palazzo, all'interno della sala consigliare della provincia di Viterbo, e siamo in attesa della conferenza stampa di questo futuro evento prossimo, diciamo qualche giorno, e diamo il benvenuto a notevoche.net al sindaco giovanissimo. Maurizio Gregori, sindaco di Vallerano, all'interno della provincia di Viterbo. Sì. Quanti chilometri? 18, 20? Sì, una ventina di chilometri. 20, diciamo sui Monti Cimini. Sì. Ok, siamo vicino, nella nostra redazione è vicino. Sì. Allora, 35 anni sotto? Diciamo grazie, qualche anno più, però bene 35. Vabbè, forse uno dei pochi sindaci che sono giovani, che fanno anche uno settore spettacolo. Sì, forse è più che l'età, diciamo, che magari può capitare, la particolarità è che un sindaco che lavora nel mondo della cultura è abbastanza anomalo, sì. Forse in tutta Italia. Sì, credo di sì. Sì, non tutti sono attori, oppure qualcuno è diventato attore come in California, il governatore, cioè sì. Lei che era forse unico, forse. Sì, forse sì. Forse, stiamo concludendo là. Allora, diamo il benvenuto a tevoche.net e naturalmente alla conferenza stampa di questo qui, eccolo qua. Questo è, diciamo che, le piccole serenate notturne. Sì. Che cosa? Diamo un po' di input, diamo un po' di informazione a chi andrà a vedere. Sì. Quando è, quando inizia. Allora, piccole serenate notturne è un festival che facciamo a Vallerano da 14 anni, infatti questa non è la 14esima edizione. Insomma, abbiamo... Non è secolare, diciamo. No, l'abbiamo ideata... Il comune. Il comune, il vecchio, insomma, assessore della cultura Luca Poleggi, nostro amico giovane, stessa mia età, insieme a me Emiliano Di Monzo, abbiamo creato questo festival di musica jazz. Jazz. Popolare, sì, insomma, abbastanza, diciamo, tradizione mirerante. Con un po' di fuso? Molto sul popolare, ah. Abbiamo sempre lavorato tra jazz, swing, popolare, poi piano piano in questi 14 anni chiaramente è cambiato, si è evoluto e fino ad arrivare a quello che attualmente è un festival che inizierà domani. Dal 26, diciamo. Esatto. 26 agosto 2014, questo è 14 anni, allora sarà dal 2000? Dal 2000 che la prima edizione è stata fatta. E da quando è iniziata finora, qual è la differenza? Cioè è stato in aumento, allora, o la statica? In aumento di pubblico? Di pubblico, diciamo che sì, purtroppo abbiamo dovuto un po' tagliare nella quantità di concerti, anche perché è troppo lungo? È troppo... No, i costi, diciamo, erano un po' elevati per quanto riguarda il periodo e non elevati. Per l'estate è un po' più difficile fare questi eventi, oppure più probabile farlo verso... Ma il percorso è stato un po' particolare, nel senso è tutto un po' legato anche alla Notte delle Candele, perché non prima la Notte delle Candele quest'anno è la 7ª edizione, quindi capiamo che... È iniziato prima 14 anni fa, è iniziato Piccole Serenate Notturne e poi è iniziata questa ultima serata che va a concludere Piccole Serenate Notturne, diciamo il gran galà dell'evento, diciamo, ecco, è un evento all'interno di un altro evento, quindi... E diamo che cos'è questo evento, perché più o meno sono 50.000, da come ho capito. Sì, sono 50... O sono preciso, non sono, o no, sono più. Di più, sono di più. Più sono di più, perché sono 50.000 quelle che noi distribuiamo a tutto. Ah, non le mettete voi, ma no, fa... noi le distribuiamo, le mettiamo e le distribuiamo ecco. A tutte le famiglie, quindi le signore, le nonne, diciamo la popolazione, del centro storico di Vallerano. Si fa lui stesso portatore di luci. Allestisce, seguito certamente. Ma dove viene? Per strada? Sì, sì. Il centro storico è tutto pieno di candele. Nelle finestre? Finestre, per terra, tutto. Tutti i contorni dei vari palazzi. Ci sarà un percorso anche per le persone che sì, se sì. No si bruciano? No, certo, chiaramente è tutto studiato per fare una bella passeggiata a lungo. Naturalmente senza macchine, no, solo a piedi. Non c'è nemmeno l'illuminazione pubblica in questa nottata. Non pagate la... Quindi risparmiamo sul... in questo senso. Risparmiamo sulla pubblica. Ecco, però ecco, tornando a Piccole Serenate Notturne, diciamo, ecco, noi avevamo studiato, avendo
avuto delle difficoltà economiche già qualche anno fa, 7-8 anni fa, nel comune di Vallerano, abbiamo diminuito Distretto. Il numero di concerti e migliorato forse qualcosa più d'elite? No, è rimasta sempre un livello molto alto per quanto riguarda la scelta artistica, però la Notte delle Candele è nata soprattutto per andare a risparmiare su un concerto, in realtà, perché comunque il primo anno erano soltanto 5.000 candele, 5.000 candele e basta, quindi diciamo l'evento era quella, una passeggiata al lume di candela, solo quella con un po' di musica, però non troppo esosa a livello economico. In realtà adesso la Notte delle Candele costa almeno 20 volte quello che costa il festival, che cos'era notturne, però diciamo c'è un equilibrio dei due, nel senso, sai, è nata per risparmiare invece. Vabbè, ma però per fortuna diciamo la la comunicazione esterna, vengono persone, turisti, o vengono solo della provincia. No, la Notte delle Candele diciamo veramente sta diventando un evento nazionale anche fuori. Fate qualche cosa di gemellaggio con un altro genere simile? No, non ci sono. Per il momento in Italia non avete fatto indagini? Sì, abbiamo fatto indagini, ma in Italia non c'è un altro evento del genere. Nell'Europa? In Europa non so se nei paesi nordici, magari dove le candele sono un pochettino più. Forse sotto la parte natalizia, forse. Però diciamo proprio un borgo, un paese che partecipa così in modo importante all'allestimento di una situazione del genere, credo che non esista. Perché comunque per allestire la Notte delle Candele uno viene e può sembrare insomma abbastanza semplice trovare tutti gli illuminati. È già organizzato tutto, già è fatto, chiaro, però non sembra tutto il lavoro precedente. Certo, se non ci fossero le 500 persone che vivono nel centro storico, che quante? Beh, saranno 500 insomma quelle che vivono nel centro storico, non sarebbe che lavorano tutte per la Notte delle Candele, non solo in questo giorno, ma io so che stanno già preparando per il prossimo anno. Hanno fatto vedere, per quest'anno hanno iniziato a lavorare già da gennaio, dove hanno creato dei lampadari, delle scenografie. Ah, non è solo candele, ma anche lampadari con le candele, però insomma i candelari, diciamo, all'antica, diciamo. Esatto. E quindi hanno lavorato. Ma ci saranno anche artigiani che fanno questo genere di lavoro, sono persone qualsiasi? No, persone che no, perché uno lampadario pensa con legno, ferro, proprio di ferro. Sempre. Molto semplice, ma molto caratteristico, enormi, stanno lavorando veramente tantissimo, quindi per dire che fare un evento simile, la Notte delle Candele, più di qualcuno mi dice sì, vorrei fare anch'io una cosa simile, ma però nel senso parte. Vabbè, fare un gemellaggio, insegnate a quelle. Certo, no, è capitato di parlarne, però dopo le difficoltà nel metterlo in pratica sono veramente tante, perché noi come associazione Piccole Serenate Notturne Notte delle Candele, che è un'associazione che va al di là da parte, per quanto riguarda il comune, il sindaco, in questo caso, ecco, io sono diventato sindaco un anno fa. No? E com'è la differenza di essere sindaco e per la Notte delle Candele? Organizzatore di eventi. È molto più faticoso fare il sindaco. O il sindaco o il musicista. È molto più faticoso fare il sindaco. E il 18? Molto. Ci sono ancora? Credo che sono 18, giusto? La stranulata. La stranulata ci siamo. Ci siamo, stiamo lavorando col futuro. Anche voi farete? No, la Notte delle Candele non partecipiamo. L'unico. Ma è successo? Abbiamo suonato un paio di volte, prima edizione. Chi saranno gli ospiti VIP se ci sono? O qualcuno abbiamo molto lavorato sulla quantità, senza, diciamo, noi siamo molto bravi a cercare l'artista bravo che sulla non strada. Abbia il nome. Quindi, di strada, diciamo. Di strada, sì. Tra virgolette. Sono dei gruppi molto, veramente molto bravi, che fanno cose particolari. Chiaramente deve essere molto inerente a quello che è la nottata, perché non possono suonare rock, tutti, non da piccoletti. Anche ecco, però insomma. Non diciamo dance anni 80 non sta bene, quindi non ci saranno gruppi particolari, delle chicchette che poi nel contesto assumono veramente tutto nella zona oppure fuori dal tutto nel centro storico no come gruppi no vengono da fuori, da anche da fuori, non so perché come. Diciamo, ecco, ritornando al fatto che comunque un evento che ormai ha preso un certo rilievo anche a livello nazionale, forse quest'anno è la prima volta che in modo sostanzioso ci chiamano per venire a suonare, si autopropongono, quindi è stato abbastanza semplice trovare comunque non abbiamo cercato nei gruppi, ci hanno cercato, noi non li abbiamo tutti cercato. Giovani, ma diciamo veramente ok, allora ringraziamo il sindaco, abbiamo questi 10 giorni di fuoco con i fuochi d'artificio, sabato fare la Manoli, il concerto stasera, i fuochi d'artificio e poi domani iniziamo Piccole Serenate. Iniziamo Piccole Serenate Notturne nella ormai classica location che è quella di Piazza dell'Oratorio, nel centro storico, con un gruppo Vocals Big anni 40, quindi si chiamano le 3:15,
sarà divertente. Questo concerto, così come quello del 28, che invece andiamo su Passione Romana, omaggio alla canzone e alla poesia romana, sono d'ingresso libero, quindi non ci sono biglietti d'entrata. E chiaramente sono due concerti che poi concluderanno la settimana con questo grande evento che è la Notte delle Candele. Non so se vi dico due cose adesso, Notte delle Candele, avete domande su piccole serate notturne, e io però magari prima di delle domande poi parliamo un po' anche della Notte delle Candele. Un piccolo saluto dell'assessore, che devo dire la verità, sono più di qualche anno che lo vedo presente alla Notte delle Candele, e questo è per me una soddisfazione, perché tutte le volte, comunque, quando non ero un politico, diciamo, comunque andavamo chiaramente alla ricerca di tutte dei fondi eccetera, io la cosa più importante che chiedevo sempre, perché chiaramente i fondi sono quelli che sono sempre meno e le difficoltà sono sempre maggiori, ma soprattutto quello che io chiedevo era la presenza alla Notte delle Candele, perché venire alla Notte delle Candele uno poi basta, uno capisce effettivamente quello che può essere l'impegno per costruire una cosa del genere, quindi poi viene tutto con sé. Quindi io veramente ringrazio l'assessore per essere venuto e passare la Notte delle Candele, per sostenere anche quest'anno in modo così importante, perché ha voluto fare questa conferenza il giorno in cui era presente, quindi grazie veramente. Io faccio un brevissimo saluto. Credo che siano non tante le manifestazioni importanti con una valenza veramente visibile della nostra provincia alle quali sono, faccio una professione diciamo di sincerità, legato come questa manifestazione che organizziamo a Vallerano. Intanto perché è una delle prime cose delle quali mi sono occupato, lo ricordavo oggi il sindaco, all'epoca non era sindaco, nel momento in cui ormai 4 anni e mezzo fa mi sono insediato come assessore alla cultura della provincia di Milano. È proprio una delle prime, perché ci insediavamo d'estate e quindi subito come ultima pendice dell'estate c'era questa manifestazione. Mi venne a trovare sto ragazzo con me, più o meno insomma anche l'età è abbastanza vicina, che si vedeva, insomma, era infervorato da questa manifestazione, da questa idea. Lui è l'ideatore della Notte delle Candele di Vallerano. E veniva appunto con le migliori intenzioni, cioè per convincermi a divulgare, a far conoscere anche poi come è possibile sostenere sotto il profilo economico questa iniziativa. È per questo che sono veramente, ma veramente, come dire, lieto, contento, poi di riavercelo non solo più come ideatore ma pure come sindaco del comune. E io immagino che tra i vari, ma uno dei meriti più importanti forse sia stato proprio questo, perché credo che come organizzazione vi abbia messo nella condizione di poter dare effettivamente lustro al comune di Vallerano e di poterlo far conoscere e anche apprezzare facendo regolare questa importantissima iniziativa. Oggi sono passati diversi anni, credo che di passi in avanti siamo stati fatti rispetto alle prime edizioni. Ecco, oggi possiamo dire effettivamente che questa è una manifestazione turistico-culturale nella quale sono state inserite tante altre attività che piano piano, diciamo, hanno mosso dei passi in avanti, sempre maggiori, sempre maggiori. È stata riempita di contenuti sempre più importanti. E credo che dal punto di vista proprio della suggestione che evoca sia una delle più caratteristiche proprio di tutta la provincia di Viterbo. Ora, da parte mia, tutta la più grande soddisfazione per aver all'epoca visto questa potenzialità che poi negli anni è stata sfruttata, e veramente la soddisfazione nell'essere, nonostante le difficoltà, ancora, seppure pro quota, in una quota poco più che simbolica, ma comunque, ripeto, in questi momenti di così grande crisi, essere ancora, dicevo, nella condizione di poterci essere come provincia, perché siamo orgogliosi di far parte di quegli enti, oltre che di tanti altri soggetti, anche naturalisti, che riescono a dare una mano a che questa
ormai possiamo definirla, diciamo, occasione consolidata, trovi sempre di più la possibilità di crescere nel tempo. Quindi, così come ci dicevamo, bisogna promuoverla come? Utilizzando tutti gli strumenti più naturali, ma soprattutto partecipando, soprattutto invitando delle persone che possono essere istituzionali, ma possono essere anche persone normalissime, passando la parola tra i vari comuni, tra tutte le persone, in modo tale che questo raggio di azione possa espandersi. Ecco, la conferenza stampa che io ho il piacere oggi di ospitare dentro ancora l'esistente amministrazione provinciale di Viterbo serve proprio a questo, cioè rivolgere a voi tramite mezzi di comunicazione quanto più possibile la capacità di saper trasmettere questo messaggio. Perché? Perché il presupposto principale per l'esistenza in vita di iniziative come questa è proprio la partecipazione, la fruizione quanto più diffusa possibile, non solo da parte dei nostri territori, delle nostre comunità, ma anche ovviamente di comunità ben più allargate rispetto a quella della provincia di Viterbo. Quindi passiamo veramente la parola il più possibile, siamo ormai alla vigilia perché domani iniziano le prime serate di piccole serenate notturne e poi ci sarà il clou nella serata delle candele di sabato prossimo. Non c'è da perdere tempo, ci rimettiamo, come dire, alla vostra professionalità e alla vostra solerzia per far partecipare più gente possibile. Grazie ancora e il migliore augurio e il migliore in bocca al lupo anche per la riuscita. Quindi siamo sicuri di questa edizione di quest'anno. Grazie, grazie. Quindi attivo veramente quello che dicevamo ancora con sincerità con l'assessore, quello che dicevo io, perché ha ripetuto anche l'assessore, veramente la gioia di ospitare tutte le persone che vogliono venire, perché siamo sicuri che è un evento unico e che crescerà a dismisura, e quello un po' punto interrogativo per quanto riguarda l'organizzazione. Ogni anno aumentiamo lo spazio che andiamo a illuminare con le candele, quindi l'anno scorso abbiamo raggiunto circa 10.000 paganti per quanto riguarda la notte delle candele. Capite quanto è complicato, diciamo, quel lavoro importantissimo in quella serata, dove alla fine chi non vede la notte delle candele, come il resto quasi in quasi tutte le manifestazioni, è proprio chi lo organizza, perché tutti quanti sono presi a cercare di far funzionare tutto come previsto. E in tre ore al buio, in un paese di 2.700 persone, all'improvviso in due ore arrivano 10.000 paganti, che poi vuol dire 12.000-13.000 sono persone, quindi a livello di istituzioni, di ordine pubblico, eccetera, è tutto molto studiato attentamente, con tutti i problemi che ogni anno ci siamo trovati a verificare e a risolvere, piano piano cercando di migliorare come abbiamo fatto dal primo anno ad oggi. Quindi dicevamo che inizierà tutto intorno alle 19, quindi con la biglietteria che era alle 19, il costo del biglietto è 4 euro. E gli stand arriveranno per mangiare intorno a quell'ora lo stesso, e ho notato che rispetto agli anni passati, noi vi do due informazioni così molto, molto, diciamo, abbiamo aperto l'anno scorso, due anni fa, alle 20.30 la biglietteria, però ci siamo accorti che comunque sempre migliorare i problemi, diciamo, che troviamo, c'era già tante persone da fuori, perché diciamo che un buon 70% del pubblico che noi riscontriamo è dalla capitale, quindi la nostra paura, tra virgolette, è quella di che passaparola va molto velocemente a Roma e arriverà tanta gente, quindi siamo contentissimi, siamo attrezzati per ospitare ancora molta più gente e ogni anno, appunto, come dicevamo, ci allarghiamo sempre di più. C'è da costruire un albergo? Fino a su tutto. Un albergo. Magari ci allargheremo a qualche altro paese, a Mignanello, che confina con Vallerano. E quindi ecco, inizierà alle 19, molte persone, quello che vi dicevo, vengono proprio a vedere come allestiamo il pomeriggio, quindi alle 19 c'è tanta gente che gira per il centro storico di Vallerano a vedere queste signore, questi vecchietti, queste che alla fine il centro storico, come tutti i centri storici della provincia, la maggior parte sono persone
persone che hanno una certa età e che non vivono nel centro storico, e sono proprio loro che fanno a gara con i vari rioni, le varie vie, a cercare di allestire in modo migliore il portone, il balcone, l'angoletto della propria casa. Quindi la cosa, secondo me, è quasi altrettanto bello fare una passeggiata intorno alla 19 e vedere queste vecchiette che mettono questi barattolini degli omogenizzati, perché sapete ormai che insomma questa è un'idea che abbiamo avuto per risparmiare su pochi soldi che avevamo, non avevamo i soldi per comprare, nemmeno adesso ce l'abbiamo, per comprare i biglietti, i vasetti, i bicchierini, e quindi tra tutte le mamme, le amiche che hanno i bambini piccoli, gli abbiamo chiesto di metterci via questi bicchierini, e tuttora chiaramente il primo anno erano 5.000, è stato complicato, 50.000, e arrivano tutti gli anni. Adesso proprio stamattina Clara mi ha detto: guarda Rita, la nostra amica ha messo via due fusti enormi della nipote, quindi bisogna andare a prendere, e sono circa 2.000 barattolini, per dire che tutto l'anno le persone, le signore, le famiglie pensano tutto l'anno a questa notte, è diventata una cosa veramente straordinaria. Anche questo di rimediare questi barattolini, non utilizzati, ce li lavano, ci tolgono la carta, eccetera, ce li portano pronti per essere messi durante la notte nelle galline. Poi tutti quelli che sono posizionati durante la nottata, la mattina, le signore che hanno lavorato il giorno prima a metterli, con cura li riprendono, perché sono oggetti ormai che vanno a ruba, quindi la mattina hanno il timore che qualcuno li possa prendere, quindi noi arriviamo alle 9 di mattina che è già tutto pulito da queste signore che sono fantastiche, insomma, signore e signori che vivono nel centro storico. Quindi, come l'anno scorso, inizieremo da sotto il comune di Valderano e poi aprire tutta la piazza. Quest'anno sarà, da sottolineare, ci sarà una collaborazione importante con Alessandro Vettori, che è un artista di locale di Roncione, che anche lui, nello stesso modo che parlavo prima, ci ha chiesto di partecipare. Io, conoscendolo, ho colto subito l'occasione. Quindi ci sarà questa piazza di Valderano, che sarà riempita di proiettori, con 18 proiettori faremo un'installazione con l'amico sociale, che è un lavoro che ha studiato questo artista. Quindi all'incremento della notte delle candele ci sarà questa installazione con l'amico sociale, e insieme ad Alessandro ci saranno altre 16 eventi che troverete, troveranno gli eventi turisti che verranno a visitare la notte delle candele per tutto il centro storico. Musica caratteristica che è ormai abbastanza legata anche a quella che dopo la nottata, quindi musica particolare con attenzione a quello che viene proposto. Una passeggiata a nome di candela con 50.000, che in realtà poi sono molte di più, perché come dicevo la gara di fare il balcone con il piccolo migliore comporta che le signore in nascosto si comprano delle candele e ne mettono di più del vicino. Io non so se avete domande, volentieri, vi ho portato il materiale, sì. Posso? Com'è? Sì, non aspetta. Ringraziamo ancora l'assessore Leale. Grazie. Se avete domande, sono stato bravo a spiegare tutto. Allora, per inserire tutto, noi lascio la parola a Viviano, che insieme a me è quello che è dal primo anno ancora la notte delle candele, e i gruppi, diciamo, è un po' ci spiegano meglio di queste date. Buongiorno a tutti. Da 14 anni insieme abbiamo creato questo festival. La notte delle candele, ovviamente, successivamente per le motivazioni iniziali che vi ha risposto lui, poi c'è stata questa esplosione. Per quanto riguarda il festival di Cosena d'Arcone, 14 anni fa in realtà è nato quell'idea di proporre sul territorio, a parte Valderano, eravamo già convinti che avremmo richiamato tanta gente da fuori, tanti appassionati, avremmo richiamato un pubblico sia per il tempo che appunto del mondo unico. Ed è nato proprio quell'idea di proporre dell'originalità, cioè noi da ragazzi eravamo ancora ragazzi, perché giravamo per la provincia e vedevamo più o meno sempre. Siamo stati probabilmente senza riflessione il primo organizzatore a aver proposto musica grezza, musica di carattere balcanico, mescolata al jazz, quindi erano tutte quelle
provincia così sicura. E quindi potete immaginare che il richiamo c'è stato e continua ancora. Per quanto riguarda quest'anno, abbiamo per domani sera un gruppo dalle 9 di 3 e un quarto, che in realtà cosa significa? Significa le 3 sarebbero le 3 cantanti, le 3 ragazze, e un quarto è il pianista, questa è la parola, che per la serata di domani sera ci saranno tutti di noi proponendo un progetto esteso a 6 film, quindi per cantare un nuovo corpo a partire del contrapasso. Lo stile è anni 40 prima e prevalentemente dedicato alla musica italiana. Ed è affascinante tutti che ascoltarli, anche vedere, perché comunque vanno a riprendere un po' il costume, la modalità di proporsi in pubblico come era appunto negli anni 40 e anni 50. E ricordo appunto che quello di domani sera e quello di giovedì, gli spettacoli sono a ingresso libero, si verranno svolti all'interno di una piazza per noi molto importante, perché è la piazza che poi ci rappresenta, che rappresenta il festival, dove in realtà poi è nato tutto, e come proprio origine proprio di questa manifestazione, che è la piazza dell'oratorio. Per quanto riguarda invece il concerto di giovedì, Passione Romana, anche qua credo siamo stati bravi nel scegliere un genere e un linguaggio, un'idea che è dedicata sicuramente alla musica romana. Spesso quando si parla di musica romana si riecheggia o si immagina un po' allo stornello, alle storie, agli aneddoti classici appunto delle storie nell'area. In questo caso abbiamo una tradizione, una poesia romana, che viene rimescolata e riarrangiata in chiave jazz e con un linguaggio molto, molto dedicato e molto professionale. Consideriamo che i 7 musicisti sono rappresentati in particolar modo da 2 elementi di spicco di carattere soprattutto internazionale. Parliamo del pianista Vannucchi, che ha suonato con tantissimi artisti, tra cui l'ultimo fu proprio Nicola Vigliano, che lo accompagnò fino agli ultimi giorni di vita in realtà, e a Rocido, il contrabbassista. E tutto lo spettacolo che sta girando in tutta Italia da un anno, proprio come cita l'opuscolo che vi ho dato nel titolo, è proprio un omaggio alla canzone e alla poesia. Quindi questa cosa ci fa onore, perché distingue in realtà quello che è il carattere solido di presentare la musica romana in forma proprio totalmente tradizionale. E non ci sono altre. Se ci sono qualche altra domanda relativa specifica per quanto riguarda le due serate, posso aiutare. Sono due serate? Entrambe le serate sono ad ingresso gratuito e si svolgono appunto in piazza del Oratorio alle 21:30. L'orario è questo, poi se si dichiarerà chiaramente per aspettare gli ultimi che dovranno arrivare, 21:30 e 21:40. Per quanto riguarda la Fiorella Mannoia? Come? Per Fiorella Mannoia? È prevista la sua presenza? No, Fiorella Mannoia c'è stata già. Ah, già c'è stata. C'è stata sabato scorso e passeggiato. E ci siamo inventati in un fotocontest che Clara ci spiegherà, se ne occupa lei, Clara Mastro Gregorio, una delle punti di forza dell'associazione. Allora, da 3 anni ormai ci occupiamo, facciamo parte dell'associazione e organizziamo il photo contest. Le foto che trovate sull'opuscolo fanno parte delle foto raccolte degli anni, sono scorci dei vari vicoli del centro storico. Anche quest'anno organizziamo, sono già aperte le iscrizioni che procederanno fino alla serata del 30, quindi anche durante la serata è possibile iscriversi al contest con l'iscrizione 5 euro. Già adesso abbiamo ricevuto iscrizioni e l'anno scorso da tutta Italia sono arrivati fotografi dalla Toscana, dall'Umbria, quindi vantiamo insomma una partecipazione molto ampia e potete andare sulle foto anche troverete in giro bellissime che insomma raccolgono la bellezza del paese quando c'erano anche le candele. Quindi ecco il tema che l'anno scorso abbiamo raggiunto circa 100 iscrizioni per il fotocontest, è lo stesso modo che stuzzicano i professionisti, perché magari è un tema un po' particolare, magari a
soldi sono una cifra che 250 euro. Quanto? 250 euro, mi sembra, no? Sì. E quindi insomma non è tanto, però artisticamente già diciamo Struzzi che vuole venire a fotografare ballerano a lume di candela. Altre domande se ci sono, non so. Prossimo anno già avete programmi? Prossimo anno noi abbiamo dato quest'anno una cartina che viene distribuita a tutte le persone che speranno alla notte delle candele. Abbiamo voluto sia come associazione sia come comune, perché noi diciamo come puntiamo molto come amministrazione, come comune a far sviluppare il turismo nella nostra zona, sfruttando quelle che sono le nostre caratteristiche. In questo caso la notte delle candele è una vera artistica che abbiamo a Pallerano che vogliamo far crescere, così come la Sacra della Stagna, il prodotto tipico chiaramente c'era una volta la Stagna Pallerano, che ultimamente andiamo un po' purtroppo, abbiamo delle difficoltà che stanno migliorando, quindi abbiamo deciso, visto che come dicevo prima una percentuale altissima di persone che vengono da Roma, comunque dalla Toscana, dall'Umbria, a vedere la notte delle candele, mi sembrava giusto promuovere quelle che sono le nostre caratteristiche, quindi i prossimi appuntamenti del Pallerano sono la festa della castagna top, che inizierà dall'11 ottobre, quindi abbiamo pensato di regalare come associazione a queste feste un po' di visibilità. Quindi dietro la cartina abbiamo messo già la pubblicità della festa della castagna, dove sarà possibile degustare le castagne, cenare, danzare all'interno delle caratteristiche cantine tufaggio che abbiamo appallerato, quindi sarà anche un modo per promuovere il territorio. E allo stesso tempo un altro evento che abbiamo deciso di mettere sempre sulla cartina è Pallerano Incantata, che invece è un'altra manifestazione che abbiamo ideato l'anno scorso come prima volta, anche qui sta un po' sulla scena notte le candele, ma non ci sono candele, si farà durante il periodo natalizio, quindi perché volevo creare qualcosa di particolare per le feste di Natale, e allora ci siamo inventati questa Pallerano Incantata, dove tutto il paese viene, non so se conoscete Pallerano, un borgo che da lontano sembra già un borgo ben chiaro, diciamo, dell'entrata, un castello, un centro storico, tutto illuminato da presepe, che in realtà da lontano alla fine esce fuori un vero presepe di Natale, quindi con tutti i fari, cioè le luci particolari, Pallerano Incantata, che sarà a dicembre e gennaio, dove poi ci sono un'altra associazione che crea dei segni statici molto grandi, quindi durante il percorso invece dei gruppi, come no, le candele si trovano durante questo percorso, è possibile anche di mangiare, cenare dentro all'interno delle candele, Pallerano Incantata. Quindi questo vuol dire che stiamo cercando di creare un progetto turistico intorno a Pallerano, che alla fine cercheremo e secondo me riusciremo ad arrivare all'obiettivo. Noi potremmo pure, non so, dire che se avete altre domande su specifiche piani, non lo so. Ho detto tutto, quindi grazie veramente, se volete chi non avesse preso il materiale, noi qua abbiamo il materiale.